Dio se lo faccio. Bello. Stacca, stacca, stacca. Ma noi facciamo tutto, come? E io non voglio che sto ufficiale una cosa. Che esce da novembre. Sera e benvenuti all'incontro SS Spezzano Sila Pedace Boys in occasione del Memorial Antonio Lupinacci. Attaccano da sinistra a destra i nostri teleschermi la SS Spezzano, capitanata da Sergio Cannata, figura storica del calcio spezzanese. Memorial che oramai ha una cadenza, una risonanza man mano in aumento, che quest'anno vede la partecipazione di circa 10 squadre, segno evidente di una volontà da parte di tutti quanti di rendere omaggio e onore a quello che è stato una persona squisita, nonché un campione assoluto del calcio spezzanese e non solo, il mitico Antonio Lupinacci. Il pubblico sta man mano aumentando. Spettatori paganti all'incirca. Nessuno. Torneo che si svolge nel campo San Francesco di Paola, che una volta era un campo adibito a calcio, adesso è un centro polifunzionale magistralmente gestito dalla polisportiva Panathon. Questo stadio, così dire, Antonio Lupinacci iniziò a farsi notare a livello calcistico. Le sue imprese varcarono ben presto i confini presilani. Molte squadre si interessarono a lui. Questi tempi gli spalti di questo stadio erano gremiti all'inverosimile, infatti vi si svolgeva il torneo di San Francesco di Paola e vedeva la partecipazione di numerose squadre. Calcarono questo il terreno di gioco allora, come vi ripeto, atto ad ospitare squadre di calcio 9-9. Calcarono questo terreno di gioco campioni che ebbero pure una notevole notorietà a livello nazionale, vedi vari Carritano, Longobucco, eccetera, con i quali Antonio aveva, amore di papà, con i quali Antonio, come dicevo poc'anzi, ebbe un rapporto che si potesse nel tempo, basato non soltanto su una stima calcistica e atletica, ma su dei rapporti umani nei quali lui si distingueva per altruismo, correttezza e sensibilità. Come on.
Capito, bambino. Ma sono dei nuovi strumenti come sono. Sta per iniziare la seconda partita della seconda giornata tra le squadre della Ferrovia e Galatasaray. Ricordiamo che la prima partita
che si è svolta alle ore 19 tra la SS Spezzano Sila e la SS Pedaggio Boys, si è conclusa con il risultato di 10 a 5 per Pedaggio Boys. Chi è la Manos? Carlo! Cesare! Cesare! Ehi, dentro, dentro, dentro! Dentro, dentro!
Carlo, no, ca. Bella, Gino, dai.